Mia sorella, che oltre ad avere, a differenza di me, una linea invidiabile, è anche un'amante delle ricette light, anche se tradizionali, mi ha fatto ricordare una ricetta che mia mamma faceva spesso, che era la finta trippa, la finta busecca, come dicono a Milano. È fatta con le uova. Cioè, non, la carne qui non c'entra veramente niente, è una ricetta veramente povera, molto semplice ma molto gustosa. È facilissima da realizzare, vi faccio vedere come si fa. Per la vostra trippa finta vi serviranno innanzitutto una carota, una cipolla, un gambo di sedano e un paio di spicchi d'aglio che voi andrete a schiacciare e tritate invece tutti gli altri elementi a pezzettini piccoli per fare il vostro soffritto. Poi vi servirà dell'olio d'oliva per il soffritto, 400 g di salsa di pomodoro, 250 cc circa di brodo vegetale e poi vi serviranno 60 g di grana grattugiato o parmigiano e infine le grandi protagoniste di questa ricetta, 8 belle uova grandi. Per prima cosa, appunto, preparando il vostro soffritto, lo mettete in una padella con 2 cucchiai d'olio e lo fate andare piano piano finché si appassisce bene. A questo punto aggiungete la salsa di pomodoro e la fate cuocere fino a quando è pronta e bella densa. A parte andiamo a preparare le nostre frittatine. Rompiamo le uova, le sbattiamo per bene, aggiungiamo un pizzico di sale, una bella manciatina di grana grattugiato. Poi scaldiamo una padella in aderente o di ferro, bella unta di olio, e con un mestolo versiamo una mestolata, quando è calda la padella, di uova sbattute. Fate delle frittatine molto sottili, non fate delle frittatine troppo spesse e state attenti però che non si attacchino al fondo, quindi muovete la padella oppure aiutatevi con una spatola, ma fate in modo che non si attacchino. Quando sono pronte, sono belle cotte o le voltate, oppure potete fare come faccio io, addirittura le arrotolate su di loro come fosse un omelette lunga e stretta. Potete anche farlo a freddo questo lavoro una volta che la frittata è pronta, ma a me piace farlo così perché sono pigra. Adesso andiamo a tagliare le nostre frittatine. Una volta raffreddate, le tagliate a striscioline come se fossero delle fettuccine. Vedete che diventano proprio delle strisce. Le andiamo a mettere nella nostra salsa. Prima di tutto controlliamo che la salsa sia salata al punto giusto, quindi controllate il punto di sale. Poi aggiungete il vostro brodo vegetale e a questo punto avete una salsa che assomiglia molto a quella della trippa. Ci aggiungete le vostre frittatine e mescolate delicatamente in modo da non romperle, in modo che le frittatine si assorbano tutto il pomodoro e si impregnino bene nel sapore del pomodoro. Mescolate per un paio di minuti a fuoco basso e la vostra frittata, che poi in realtà è una finta trippa, è pronta per essere servita. Si può servire con una bella grattugiata di parmigiano sopra o di grana padano. La tradizione milanese vorrebbe anche delle foglie di salvia. A me piace con la mentuccia, quindi ci metto la mentuccia, che è una cosa un po' romana, non è proprio milanese, però insomma ognuno ha i suoi gusti. È veramente un buon piatto e vedrete che piace molto anche ai bambini.